94.000 elettori, 34 seggi e più di 20 associazioni in campo coordinate dall'associazione L'Aquilone di Iqbal, che ha vinto un bando indetto dal comune di Cesena per la gestione dei seggi di quartiere per le elezioni 2010. L'amministrazione comunale ha fatto ricorso alle associazioni del volontariato, associazioni sociali, associazioni di tutto il nostro territorio per svolgere un compito assolutamente importante e fondamentale, quella dell'assistenza al voto. I quartieri nella nostra città sono estremamente importanti, provengono da una storia molto lunga, dal 1970 sono presenti e rappresentano una lunga storia di partecipazione e di attività culturali, ricreative e di colloquio con i nostri cittadini. Penso che la gestione dei seggi affidata alle associazioni, in particolare ai giovani, sia un impulso positivo a quello che deve essere comunemente il senso civico. Proprio perché è consapevole di far parte di un progetto che li vede coinvolti in una iniziativa di grandissimo spirito democratico. I giovani sono visti tra virgolette come un problema perché dicono che non voglio fare niente, così invece come si può dimostrare da questo seggio, ho affidato a tutti i giovani, si danno da fare, sono bravi e penso che svolgano meglio il loro servizio. Ogni tanto andiamo per stereotipi, i giovani non hanno voglia di partecipare, non si impegnano, se ne fregano, poi ogni tanto invece ci capitano delle cose belle come quella capitata con l'elezione di quartiere, attraverso la quale abbiamo messo in campo una generazione di nuovi consiglieri di quartiere e dall'altro lato abbiamo messo moltissimi giovani e di nuovo anche persone meno giovani a lavorare attorno all'organizzazione. Io credo che sia giusto che ai giovani venga riconosciuta questa responsabilità, anche perché sono il futuro del nostro paese. Una grande decisione, soprattutto cercando di mettere i giovani in questi contesti, perché si stanno allontanando moltissimo dalla politica, non si interessano. Ci ha dato l'opportunità di poter partecipare ed essere maggiormente coinvolti in questo tipo di organizzazioni e quindi anche di informarci maggiormente e di capire anche come funziona un po' la gestione e il lavoro di queste cose. Credo che i giovani debbano mettersi alla prova con cose che non riguardino solo ed esclusivamente il loro mondo, ma anche il mondo che viviamo tutti quotidianamente. Questa esperienza a me mi è stata proposta dai miei capi scout, inizialmente discussa tra tutto il gruppo e abbiamo deciso di partecipare. Da elettore trovo che sia stato un servizio ben organizzato, ben gestito, con una nota e un valore aggiunto in più, che ad accoglierti al voto c'erano delle belle facce giovani, sorridenti e capaci di darti grande forza. È una bella esperienza perché siamo ragazzi giovani, che è un'opportunità più che altro che ci dà il comune e poi uno deve avere un po' di responsabilità. Ho trovato questi ragazzi, soprattutto i giovani, molto presi nella loro parte, gli adulti della situazione, con una grande espressione professionale. È bello partecipare. Ho trovato dei computer, ho trovato gente disponibile, anche non magari le solite persone che ti aspettavi di vedere nel seggio. Un servizio molto innovativo, finalmente, tecnologico al passo e di conseguenza molto più veloce e agibile per tutti. È un grande senso di partecipazione collettiva. I quartieri sono prima di tutto un posto, un luogo, uno spazio dove le persone, i cittadini, gli uomini, le donne, i giovani e le giovani si incontrano e dove ci si confronta, dove si ha però anche la forza, la capacità e la volontà di guardare un po' più in alto, un po' più lontano. È il primo passaggio da parte dei cittadini in rapporto con l'amministrazione locale. Il ruolo principale dei quartieri secondo me è quello di dare assistenza agli anziani, e dall'altra parte dare un'opportunità ai giovani. Non è solo quello di promuovere la discussione, ma è a base anche quello di informare prima,
Un organismo di partecipazione da un lato e dall'altro lato sono il modo per i nostri cittadini di stare vicino all'amministrazione, ma anche il modo attraverso il quale l'amministrazione comunale chiede direttamente delle cose ai cittadini, chiede di partecipare, chiede di giudicare, chiede di aiutarci nel costruire i progetti che faranno crescere ulteriormente questa città. E stando ai seggi mi sembra che le votazioni abbiano riscosso un certo interesse da parte un po' di tutti i cittadini, quindi c'è una certa affluenza. Vediamo che le persone sono motivate e vengono volentieri. Oltre 26.000 votanti, quindi un'affluenza molto interessante e molto buona. La metà dei cesenati che sono andati a votare per le regionali hanno votato anche per i quartieri. Questo è un segno di grande democrazia, anche un segno che ringrazia più di ogni altra cosa l'impegno di coloro, da qui dentro, dall'esterno, che hanno lavorato per arrivare a questo grande risultato. Trovo che il coordinamento dell'Aquilone d'Ipa sia stato veramente perfetto, niente da dire, soprattutto perché il rapporto con i ragazzi è stato ottimo. Noi siamo abituati ad utilizzare sempre l'associazione di territorio per le cose importanti. In questo caso le elezioni di quartiere sono state un momento fondamentale ed è stato bene che l'abbiamo potuto fare, anche perché abbiamo verificato sul campo come le nostre associazioni siano fatte di persone che hanno voglia di fare delle cose, appassionate ma anche capaci, perché l'organizzazione è stata di buonissimo livello. Mi ha spiegato tutto, sono stati tutti molto chiari, gentili. E per qualsiasi problema ci hanno sempre contattato per qualsiasi cosa, ricordandoci anche soprattutto gli appuntamenti, perché ci perdiamo ogni tanto, quindi per me è stato ottimo proprio. Il progetto che ci ha presentato proprio per qualificarsi è stato un progetto che io valuto assolutamente concreto, ma nello stesso tempo molto innovativo. Ogni associazione è stata appunto coordinata dall'associazione L'Aquilone di Iqbal, che si è cimentata con comunque grandissimo impegno in questo progetto, perché è consapevole di far parte, come ogni associazione, ad un momento fondamentale, proprio perché è la prima volta che si porta avanti questo progetto e che speriamo rimarrà appunto come un tassello sicuramente positivo nella vita storica della propria città, che appunto Cesena era con la sua amministrazione comunale. Voto all'esperienza, da 1 a 10 darei un 8 e mezzo. Dal 7 all'8 darei una votazione di 8. Un 8. 8 perché è una buona iniziativa da parte del comune verso i giovani. Credo di aver ringraziato nel corso delle varie risposte un po' tutti coloro che hanno lavorato. In realtà il ringraziamento l'abbiamo fatto uno per uno per tutti coloro che hanno lavorato nei seggi, uno per tutti coloro che sono candidati.